quando una lezione, oltre ad essere interessante e anche gustosa, non possiamo che parlare della centrale del latte di Salerno. La salute è una materia complessa che richiede molta attenzione tra i banchi di scuola, ma soprattutto a tavola. Ma se a spiegare la lezione ci sono dei maestri così bravi, allora diventa tutto più semplice. Come bere un bicchiere di latte. La lezione di salute si inquadra in un progetto più ampio della centrale che vede il mondo dell'infanzia e dell'educazione scolastica alla sana alimentazione. Questa iniziativa della centrale del latte è bella e interessante perché aiuta tanti genitori, soprattutto noi mamme, ad alimentare il bimbo in modo sano. Il segreto è entrare in un circolo virtuoso. In che senso? Dobbiamo cercare di partire quindi con una sana e corretta alimentazione, una colazione adeguata che ci dia la giusta energia mattina, quindi a base di latte, yogurt, cereali e fette biscottate. I consigli che potremmo dare ai giovani per potersi muovere di più. Non necessariamente andare per forza in palestra, però cercare di muoversi il più possibile, evitare di prendere l'ascensore e fare le scale, andare a scuola a piedi, giocare nel parco insieme agli amici. Ottima iniziativa, buona e genuina proprio come i prodotti della centrale del latte, ma è solo uno dei tanti progetti di un'azienda sempre più impegnata nel sociale. L'impegno sociale della centrale è, come dire, è scritta nel suo statuto, ripeto, siamo l'ultima azienda pubblica rimasta e quindi il nostro ruolo sociale, il dare al territorio quello che il territorio in qualche modo attraverso le vendite ci dà, ci permette di mantenere, oltre che il nostro equilibrio economico, anche questo equilibrio etico attraverso il raffronto col territorio stesso. Spero che quello che ho detto, seppur rapidamente, vi abbia interessato, ma continuate a seguire Mucco Polì nelle nostre iniziative e staremo ancora insieme, grazie.